Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto in due bioprofumerie. Prima di iniziare vi ricordo che nel mio canale è aperto un giveaway che sarà aperto fino all'8 di settembre. Vi lascio il link di quel video tra le schede se volete partecipare anche voi. Adesso passiamo agli acquisti che ho fatto. Allora, vado in ordine cronologico. La prima bioprofumeria è Bioluna. È una bioprofumeria che, se siete di Livorno, è in Piazza Garibaldi. È di una ragazza giovane, molto carina, molto simpatica, che però in questo momento mi sfugge il nome, mi dispiace, scusami tantissimo. E niente, sono passata appunto da lei per vedere che cosa aveva, insomma dare un'occhiata, e poi ovviamente ho acquistato. Vi lascio comunque il link della sua bioprofumeria e anche dell'altra giù nell'info box se volete dare un'occhiata. Comunque, che cosa ho preso da lei? Allora, sotto suo consiglio ho preso la mousse detergente viso Mirtilla della Saponaria, pagata 10 euro. Lei me l'ha straconsigliata. Io con la Saponaria ho un rapporto di amore e odio, quindi ero indecisa, però lei me l'ha consigliata, la vedevo abbastanza convinta, quindi ho voluto prenderla. Tra l'altro è una ragazza veramente molto preparata e vi dà anche dei consigli, insomma fa piacere anche fermarsi a parlare con lei. Poi ho preso un'altra mousse, questa qua però è una mousse struccante per gli occhi di natura siberica, pagata 7,90 euro. Eccola qua. Mi incuriosiva il fatto di avere uno struccante occhi in mousse, perché non ho mai provato un prodotto fatto in questo modo. C'era qualche prodotto che era scontato, mi sembra del 15%, ma non mi ricordo che cosa. Poi ho preso l'idrolato di lavanda di Bioficina Toscana, pagato 6,50 euro. Anche questo idrolato ne ho sentito parlare benissimo, è un idrolato che ormai è diventato famoso sul web e non solo, però io non ho mai avuto modo di provare un idrolato della Saponaria e ho voluto prenderlo visto che ho finito due tonici per il viso che stavo utilizzando. Poi ho acquistato un prodotto di un marchio che non conoscevo, ma che ho visto che sarà presente al Sana di quest'anno. Il marchio è Allegro Natura e il prodotto che ho preso si chiama un batter di ciglia. Praticamente è olio di ricino, olio di mandorle e vitamina E. Sono 10 ml di prodotto, è appunto un siero messo in questo pack con lo scovolino tipo mascara da applicare sulle ciglia per infoltirle e rinforzarle, quindi un prodotto veramente molto molto carino. Poi ho preso un fondotinta compatto di Puro Bio, la colorazione è la 03, pagato 13,90 euro. Questo abbiamo provato la colorazione in negozio e per adesso mi va benissimo come colorazione. L'ho già provato e mi piace abbastanza, devo ancora testarlo, però insomma qualche giorno l'ho provato e mi sta piacendo. Come ho provato anche la mousse della Saponaria, però quella l'ho provata solamente un paio di volte, quindi non mi pronuncio più di tanto. Ed infine ho preso lo scrub per il corpo alla rosa di Organic Shop, pagato 5,30 euro. Con gli scrub di Organic Shop mi sono sempre trovata bene e spero di trovarmi bene anche con questo qua. E lei, gentilissima, mi ha regalato due campioncini, uno dello shampoo arancio e limone di Alchemilla e l'altro del balsamo, sempre di Alchemilla, cedro e finocchio, quindi grazie mille. E niente, se siete di Livorno passate, perché è veramente molto carina questa bioprofumeria. Altra bioprofumeria è la bioprofumeria da Miki. Miki è una ragazza che ha un canale qua su YouTube, vi lascio il link del suo canale YouTube. Tra l'altro ho fatto un ultimo video che ha fatto, è veramente molto interessante, vi invito a vederlo perché insomma spiega delle cose, è un video utile. Lei è una ragazza che io già conoscevo e è veramente carinissima, dolcissima, simpatica, molto alla mano, è molto preparata su quello che fa, quello che dice, e nel suo negozio è veramente tantissime marche, tantissime, e insomma è sempre un piacere andarla a trovare indipendentemente dal negozio. Lei tra l'altro so che vende anche online, anche se per il momento non ha ancora un sito vero ufficiale, però so che comunque vende online. Il sito vero ufficiale so anche che è a regola uscirà fuori, e quindi
quindi niente, vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, intanto lei mi ha omaggiato di questo rossetto che io volevo acquistare, però lei non aveva campioncini e quindi me l'ha regalato. Era un prodotto in sconto, in sconto, ed è il rossetto di Nouveau, non so come si pronuncia, comunque ve lo lascio scritto, ed è la colorazione 09, che è quella che indosso in questo momento. Il rossetto è questo qua ed è un rossetto bellissimo, molto pigmentato. Non ha una profumazione particolare, però è un rossetto veramente bellissimo. L'ho utilizzato ieri sera, me lo sono rimesso oggi e mi sta piacendo tanto. Poi ho preso una tazza in fibre di bambù, questa qua che io ho messo ovviamente al contrario nella scatola. Comunque è una tazza che serve appunto per bere infusi caldi, per bere frullati, insomma quello che vi pare. Io l'ho comprata in previsione di quest'inverno perché la mia si è rotta, appunto è una tazza termica. Questa è proprio piccolina, è proprio un bicchierino, ed è molto carina. Si può mettere in lavastoviglie, io ci metto tutto lavastoviglie, quindi è stata la prima cosa che ho chiesto, con il beccuccino così, ed è veramente molto molto carina. Ce n'era anche un'altra fatta diversamente, comunque so che rifornirà il negozio di queste tazzine perché ne aveva solamente due rimaste. Poi ho preso questo stick antibrufoli di Domus Olea Toscana, pagato 10 euro. Ah, la tazza l'ho pagata 14,50. Questo qua ha pagato 10 euro, sono andata da lei, avevo bisogno di qualcosa per i brufoli e lei mi ha consigliato questo qua, che appunto si presenta come tipo uno smalto con il pennellino proprio da smalto, è un siero, va agitato, poi si applica sul brufolo e vi farò sapere come mi trovo. L'ho già utilizzato ieri sera, però insomma un'applicazione sola non basta, ma vi farò sapere. E poi ho preso lo spray fissativo per capelli alla rosa di Maternatura, pagato 12,90 euro. Maternatura, ho utilizzato vari prodotti e mi sono trovata veramente molto bene, spero di trovarmi molto bene anche con questo e insomma vi farò sapere. Quindi questi erano i miei acquisti. Io ringrazio tantissimo Miki e ringrazio tantissimo anche l'altra ragazza, mi sfugge veramente il nome, e per il tempo che mi hanno dedicato e per i consigli che mi hanno dato, e ringrazio anche voi per aver guardato il video. Se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!